Filippo, il tuo è un ridebutto con la maglia della squadra della tua città, hai giocato praticamente quasi tutta la partita, sei stato sostituito soltanto negli ultimi minuti di recupero, mi sembra dal punto di vista fisico te la sei cavata bene, che poteva essere magari il dubbio più grande. Sì, non ho mai mollato in questi mesi, mi sono sempre allenato, dovevo farmi trovare pronto perché comunque la società ha creduto fortemente in me. Io fortemente in questo progetto di cercare di salvare la proprietà, la società, stare accanto ai tifosi, salvare la Massese, però secondo me oggi più di parlare del giocatore eccetera eccetera c'è da parlare del fatto che ci vuole più rispetto, soprattutto per una piazza come Massa, perché un arbitraggio come oggi, mi sbilancio, è una cosa imbarazzante, perché io non dico me ne dai tre, ma almeno un rigore, almeno uno netto di mano dentro l'area lo devi fischiare. Noi ci dobbiamo salvare, loro vorranno vincere il campionato, dovranno vincere il campionato, ma noi ci dobbiamo salvare, giochiamo in casa, siamo la Massese, un certo tipo di società, e secondo me questo rigore qua almeno uno su tre va dato. Torniamo lasciamo perdere l'arbitro e torniamo allo specifico sportivo. La Massese ha iniziato direi con una grandissima personalità, mettendo alle corde, senza risultare però essere molto pericolosa, mettendo alle corde una delle squadre più forti del girone. Quindi diciamo così, probabilmente mancando ancora tantissime partite, siamo alla prima del girone di ritorno, mancando ancora tantissime partite, la speranza sicuramente si è un po' ravvivata oggi, vista la prestazione della squadra bianconera. Sì, il primo tempo abbiamo sbagliato tante cose, secondo me, sia a livello tattico che a livello tecnico. Secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, non mi ricordo una parata del nostro portiere Ricci, abbiamo preso qualche contropiede di troppo, quello sì, ma eravamo posizionati un po' male, però la partita è stata fatta nel secondo tempo giusta, col piglio giusto, avevamo avuto l'occasione con Leonardo di testa che è uscita di poco. E se continuiamo così, se riuscissimo anche a buttarla dentro, sarebbe anche meglio. Allora, oggi hanno diciamo così esordito quattro giocatori nuovi, quindi quasi metà squadra, però la Massese mi sembra, a parte qualche incertezza di comunicazione di Ricci, la Massese mi sembra che abbia assorbito bene i vostri innesti. Sì, no, i ragazzi sono tutti bravissimi ragazzi, disponibili, bravi ragazzi, giocatori forti, che se sono venuti a Massa è perché la Massese ha chiesto di loro e loro si sono messi apposta a disposizione della Massese. Quindi, nel senso, parliamo Mariotti, la sua carriera parla per sé, non penso che debba essere io a parlare della carriera di Mariotti. Ricci è un altro portiere importante che ha giocato tanti anni in Serie C, tanti anni in B, quindi anche lui si commenta da solo. Voglio dire, non è che abbiamo preso giocatori che nessuno conosceva, abbiamo preso giocatori forti e dobbiamo cercare tutti insieme di uscire possibilmente il meglio possibile da questa situazione, perché possiamo farlo. Ora le prossime gare, le prime che la Massese giocherà, sono sicuramente contro squadre di classifica differente, quindi anche dal punto di vista della convinzione dovreste scendere in campo un po' più agguerriti. Sì, diciamo che noi in genere non dobbiamo guardare nessuna posizione di classifica, perché per noi ogni partita deve essere una finale, però se entriamo col piglio del secondo tempo ogni partita con l'atteggiamento giusto, secondo me ci possiamo salvare. Grazie mille e in bocca al lupo. Bravo.